Buongiorno a tutti, anche oggi una visita in una casa di reclusione, oggi a quella di Chiavari. Sono in carcere come sempre, come mi accade, per incontrare uomini e donne della polizia penitenziaria, per raccogliere i malumori, per raccogliere suggerimenti, per verificare che tutto funzioni. Ecco, a Chiavari quest'oggi finalmente vi posso raccontare di una casa di reclusione di eccellenza. Una casa di reclusione all'interno della quale vi è addirittura il refertorio per evitare che vi siano le bombolette di gas nelle celle dei detenuti. Una casa di reclusione dove il direttore ha chiaro in mente che è stata questa parte della barricata dello Stato, assieme alla polizia penitenziaria, e che assieme alla polizia penitenziaria governa il carcere, non contro o a prescindere la polizia penitenziaria. Uomini e donne che ottengono dei risultati straordinari. Allora è giusto, quando capita di incontrare eccellenza, di raccontarlo. In questa casa circondariale, tutto, in questa casa di reclusione Chiavari, tutto funziona bene grazie alla passione, alla serietà, alla professionalità degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, ad un direttore che dimostra di avere chiaro dove sta il bene, dove sta il male e che cosa sia la rieducazione. La rieducazione significa dare gli strumenti a persone che devono dare loro la prova di rieducarsi, e così qua avviene. Ancora mi ha colpito incontrare un direttore che la prima cosa che mi ha fatto visitare sono gli acquartieramenti, l'ultimo piano che prima era in disuso, che è stato messo al servizio degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, con l'area per la lavanderia, con l'area per il riposo, con l'area dei colloqui, con l'area di studio per la polizia penitenziaria, cioè un carcere a dimensioni di uomini e donne della polizia penitenziaria. E i risultati ci sono anche sulla rieducazione dei detenuti. Una nota particolare, ahimè, di sofferenza. Anche qui ci scontiamo il sovraffollamento carcerario. E quindi il preziosissimo lavoro di questi uomini e donne della polizia penitenziaria si realizza nonostante vi sia più che il sovraffollamento carcerario, la carenza di organico, nonostante vi sia un 28% in meno dell'organico. Adotterò la casa di reclusione di Chiavari perché è un modello da portare anche nel resto dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda il controllo per il tramite dei detenuti, per il tramite di una videosorveglianza che funziona, di agenti che, e lo voglio dire per raccontarlo a quelli che ci seguono a casa, agenti che saltano i turni di riposo per lavorare perché manca l'organico, ma che riescono a conseguire risultati eccezionali. Allora, una volta che possiamo essere orgogliosi, fieri, anche avvertire un po' di brividi per la serietà, la professionalità, la passione degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, messa in gioco sapientemente da un direttore che ha compreso che è dalla loro stessa parte della barricata, lo dovevamo raccontare un'esperienza positiva, raccontare un'esperienza che può essere pilota nel resto dell'Italia, per esempio nella misura in cui il refettorio ha consentito di togliere dalle celle le bombole di gas per cucinarsi cibo e pranzo, che sono quelle che poi vengono usate contro gli uomini e le donne della polizia penitenziaria in caso di sommossa o di aggressione singola. Qui tutto funziona bene, manca un 28% di organico, ci lavoreremo per farglielo avere perché se lo meritano, perché gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e della casa di reclusione Chiavari hanno anche diritto a consumarsi il loro riposo e le loro ferie, che oggi molto spesso non consumano, per stare al fianco di un'istituzione, la casa di reclusione Chiavari, che funziona e funziona benissimo. E quando tutto funziona dalla parte dello Stato, anche i risultati in termini di rieducazione per il tramite non di incredibili corsi, ma di lavoro che viene fatto dai detenuti, funziona anche quello. Un modello da prendere ad esempio, seguirò e adotterò Chiavari, seguirò e adotterò gli uomini e le donne della polizia penitenziaria di Chiavari, che chiedono una sola cosa: più agenti almeno per coprire la pianta organica. E allora, caro Ministro, prima di pensare alle case dell'amore, per il quale spendi 28 milioni di euro per consentire ai detenuti di avere la loro sessualità, quelli sottoposti al carcere duro, quelli che non dovrebbero avere rapporti con l'esterno, prima di pensare a quello, pensa che qui manca il 28% di organico, nonostante sia un gioiello. Depositerò delle interrogazioni per conoscere esattamente i problemi che impediscono di mandare il pieno organico a Chiavari, perché lo merita. Grazie a tutti.